Buonasera, benvenuto a Close Up al presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Buonasera. Grazie, buonasera. Senta, presidente, su circa 39 chilometri della linea di confine sammarinese, quasi un quarto nella parte sud-ovest, diciamo, è con la Regione Marche, mentre il resto è con l'Emilia-Romagna. La sua regione, con l'ordinanza del 4 maggio, ha incluso San Marino negli spostamenti autorizzati con autocertificazione. L'autocertificazione servirà anche dopo il 18 maggio? Probabilmente sì, perché il governo italiano, fra le misure che andrà a prendere di allargamento per il 18 maggio, non dovrebbe essere ricompresa quella degli spostamenti interregionali. Quindi, mantenendo questo tipo di rigidità, forse è opportuno tenere l'autocertificazione. Io credo che la prossima successiva ordinanza questa, molto probabilmente ci sarà l'apertura. Sono le regioni del sud Italia meno colpite che hanno un grande timore di essere collegate alle altre regioni. Al nord, ma anche per quanto riguarda noi, non abbiamo particolari problemi, è quella tensione che credo si scioglierà da qui a un paio di settimane, con quindi la possibilità di riaprire appieno la mobilità anche senza autocertificazione. Senta, presidente, com'è stato il dialogo tra la Regione Marche, la provincia di Pesaro Urbino e San Marino durante l'emergenza Covid? Beh, mi ricordo una fase molto tesa, quella proprio prima del lockdown, quando la provincia di Rimini insieme alla provincia di Pesaro Urbino erano fra le province più colpite nelle Marche, nell'Emilia Romagna, e Rimini partì con l'iniziativa di bloccare, poi per certi versi superata da quella nazionale che lo fece per l'intero paese. Allora ci fu giustamente uno scambio, perché andando a limitare circolazione in maniera locale su un asse che è utilizzato normalmente dai marchigiani, dai romagnoli e dai sammarinesi, era corretto muoversi in maniera coordinata. Quindi ho trovato in questo un'attenzione, un modo di lavorare positivo che vale in tempo di guerra e speriamo che continui ad essere efficace anche in tempo di pace. Senta, dal 18 maggio le regioni avranno, per così dire, più autonomia decisionale rispetto al governo nazionale. Quali saranno le principali novità nelle Marche? E noi abbiamo il grande vantaggio di essere in una parte della curva epidemiologica fra le migliori, se non la migliore d'Italia. Cioè, siamo partiti con dati molto pesanti, paragonabili all'inizio a quelli della Lombardia, dell'Emilia Romagna. Poi, grazie a tante situazioni positive, abbiamo oggi uno dei dati più bassi in assoluto. E quindi per noi l'occasione è proprio per spingere sulle riaperture. Eravamo fino a una settimana fa in dubbio su bar e ristoranti, nell'ultima settimana, con i dati crescenti in termini positivi nella direzione giusta, abbiamo spinto invece per riaprire sostanzialmente tutto, tranne quelle attività, chiamiamole ad altissima complessità, come possono essere le palestre, come possono essere appunto le scuole, che sono vietate in maniera netta anche a livello nazionale, ma sul resto intendiamo riaprire tutto, quindi dai negozi del dettaglio all'attività bar, ristorazione, a quelle i servizi alla persona, parrucchiere, barbieri, estetiste, tatuatori, insomma un po' tutti quelli che sono categorie in discussione, noi abbiamo le carte in regola per riaprirle tutte. Ecco, però per quel che riguarda i protocolli di sicurezza c'è un documento INAIL, l'Istituto Superiore di Sanità, che confligge un po' con le linee guida che le regioni stavano cercando di darsi, dialogando anche con le categorie. Noi abbiamo guardate oggi, sono uscite ieri, e devo dire che sulla parte che riguarda proprio la tutela dei lavoratori, che è specifico dell'INAIL, ci sono caratteristiche che noi non avevamo preso in considerazione nelle nostre linee guida, quindi integreremo le nostre linee guida con quegli aspetti. Su quelli di carattere più generale, immaginando che INAIL debba parlare a tutto il paese, quindi dalla Lombardia fino appunto noi, cioè dalle realtà che hanno indici molto alti in termini epidemiologici, a noi che ce l'abbiamo molto basso, immaginando che quello è un valore che sta più o meno nel mezzo, ci è sembrato giusto avere nella nostra regione dei parametri, quelli che abbiamo determinato insieme al Servizio Salute e all'ASUR, insomma più bassi rispetto a quelli, ma coerentemente con una situazione epidemiologica migliore. Quindi il nostro orientamento è di mantenere le regole che abbiamo costruito con le associazioni di categoria, con il servizio prevenzione della regione, con l'ANCI, quindi con l'associazione dei comuni, proprio con l'obiettivo di tenere insieme ripartenza e sicurezza, e riteniamo che insomma i parametri che abbiamo messi siano sufficienti, e quelli che l'INAIL dà
diciamoli, un po' più restrittivi, immaginiamo siano per le realtà che hanno ancora oggi dei parametri epidemiologici peggiori della nostra. Senti, ma per andare in spiaggia, per poter accedere alla spiaggia attrezzata, bisognerà prenotare in una qualche maniera, è così? Ma noi abbiamo previsto per la spiaggia attrezzata la data del 29 di maggio, cioè la stagione balneare, quindi l'attività dei bagnini, delle spiagge attrezzate, per il 29 maggio, dove immaginiamo una situazione epidemiologica ancora migliore. Abbiamo stabilito vincoli di distanziamento sociale per l'igienizzazione, per tutte quelle operazioni che vanno fatte in una condizione speciale e particolare. Il contingentamento viene in maniera naturale perché con un certo numero di ombrelloni e il massimo di persone che ci possono andare sotto, è chiaro che il limite, diciamo, numerico viene raggiunto in maniera naturale. Quindi sarà la stessa organizzazione della spiaggia che determinerà questo limite. E per quel che riguarda le spiagge libere, me ne viene in mente una bellissima, Fiorenzuola di Fucara, per esempio. Lì ci può andare solo il Presidente della Regione, Ah, sarà così la ecco. nostra ordinanza. No, in realtà le spiagge libere abbiamo dato un forte ruolo nelle nostre impostazioni ai comuni, perché abbiamo appunto tante situazioni molto diverse una dall'altra, non è paragonabile, che ne so, Fiorenzuola alle spiagge di Gabice, piuttosto che, penso ad Ancona, tutta la zona bellissima di Porto Ancona, Nuovo, certo. rapporto alle spiagge della vicina Falconara. Cioè, è chiaro che lì serve un ruolo importante degli enti locali e dei comuni che potranno, qui la libertà che gli abbiamo dato piena, utilizzare tutti gli strumenti di regolamentazione dell'accesso alle spiagge, in che maniera? Andando in qualche modo a ridisegnare sartorialmente sulle singole situazioni. Ecco, lei ha appena detto che comunque i numeri nelle Marche sono molto confortanti, un trend positivo, ma la provincia di Pesaro Urbino è quella che è stata più colpita nella sua regione. Rimane un po' un osservato speciale? No, devo dire che è osservato speciale per noi tutta la regione e i dati sono molto buoni anche a Pesaro Urbino. Quelli che noi pubblichiamo giornalmente non sono dati che hanno una stretta correlazione di tipo epidemiologico, perché faccio un esempio, Pesaro Urbino che è stata colpitissima, ancora oggi ci sono esiti di tamponi di soggetti che hanno manifestato la positività, diciamo, il rischio positività anche 2 o 3 settimane fa e nello studio epidemiologico vengono collocati 2 o 3 settimane fa in termini di positività, mentre i casi nuovi, veri, quelli recenti, sono pochissimi, sia a Pesaro Urbino che Macerata, che è l'altra località, che i valori un pochino più alti. Quindi il dato epidemiologico vero, quello depurato, chiamiamolo, di queste forme che non appaiono, insomma, nella lettura grezza del dato, ci parlano molto bene anche di Pesaro Urbino e di Macerata. Senta, Presidente, oggi nelle Marche parte la sperimentazione della terapia al plasma anti-Covid dopo il via libera del Comitato Etico. Quali le modalità di attuazione e quali le attese? Abbiamo fatto proprio oggi una bella conferenza stampa perché ci è sembrato giusto, dopo le fake news che dicevano che nelle Marche non si sarebbe fatta questa sperimentazione, in 48 ore la sperimentazione parte, quindi smentita alla radice, una bella lezione nei confronti di chi è abituato a usare questi strumenti, e parte con il DIRMET, il Dipartimento per la raccolta di tutti quelli che sono i volontari che doneranno il plasma. Le caratteristiche sono uscite oggi, quindi la fascia d'età e il tipo di situazione che devono avere, differenziate fra persone che sono già donatori e persone che non lo sono, percorsi diversi, perché chi era già donatore, magari iscritto a un'associazione come l'AVIS, abituato alla donazione, quindi anche controllato per la donazione, sarà il primo, e ha avuto ovviamente la malattia e ha formato gli anticorpi, sarà il primo che parteciperà alla parte di donazione. Sull'altro fronte invece sono i reparti di malattie infettive, guidate da una struttura, anche in questo caso centrale, ma che utilizza tutti, e coinvolge tutti i malati della regione. Diciamo, gli interessati, che sono soggetti che hanno manifestato i sintomi della polmonite da virus nella fase dei primi 10 giorni, perché la sperimentazione e l'efficacia del plasma si è visto laddove è stato provato, soprattutto nella fase iniziale della malattia. Quindi l'arruolamento da un lato e dall'altro è partito con regole chiare. E anche noi partecipiamo a questa sperimentazione con l'equilibrio di chi ci vede un'opportunità in più, non è né la cura salvifica né qualcosa da non fare, anzi, e soprattutto conferma ancora una volta che la Regione Marche, insieme a questa, ha sperimentato tutte le cure disponibili. Se oggi siamo
con dei risultati sanitari molto buoni, credo che questo, l'essere stati aperti, disponibili, pronti a utilizzare ogni opportunità, ci abbia sicuramente favorito. Senta, Presidente, torniamo agli spostamenti. Dal 18 maggio potranno esserci, ma non tra regioni. Io le faccio il caso, per esempio, non so, di Gabicce e di Cattolica. Sono divise da pochi metri. Tavolo. Da pochi metri. Ecco, per realtà di questo tipo, cioè che stanno sul confine tra due regioni e comunque hanno interazioni molto importanti, economiche, sociali, ecco, non sono possibili comunque delle soluzioni intermedie? Guardi, abbiamo chiesto, fatto questo quesito ormai 10 giorni fa al ministro Boccia, quindi non solo al ministro degli affari regionali che coordina le attività, ovviamente per tutti i nostri confini, sia il confine nord sia il confine sud, perché la stessa cosa avviene fra Roseto e San Benedetto del Tronto, cioè i cittadini chiedono di potersi muovere in un ambito che trovano naturale, insomma il fosso Tavollo che separa Gabice a Cattolica, se uno non è del posto non ha cosa accorge di aver passato il confine Certo, regionale. certo. Purtroppo, come dicevo prima, per salvaguardare un'impostazione di carattere generale, questa apertura non è stata fatta. E anche l'ultima conferenza, che credo sia di 2 giorni fa, fra le regioni c'era presente Conte, era presente Boccia, era presente il ministro Speranza, è stato di posto di nuovo il quesito sia dello spostamento fra regioni, ma anche limitatamente alle realtà di confine, e la risposta è stata negativa, però nella stessa sede, insomma, si è fatto capire che questo è uno dei limiti. E non nel prossimo DPCM, magari la settimana dopo cadrà. Senta, Presidente, lei all'inizio dell'emergenza è andato un po', la Regione Marche è andata un po' in conflitto con il governo perché comunque lei ha deciso la chiusura delle scuole, mi sembra, nella provincia di Pesaro Urbino, in un momento in cui c'era invece un decreto del Presidente del Consiglio che non prevedeva questo perché la sua regione non era inclusa, non era, tra virgolette, zona rossa. Il tutto è arrivato al TAR. Come è finita quella partita che è stata comunque un po' superata dagli eventi, Ma insomma? allora, se dovete il mio punto di vista, ad essere precisi precisi, il decreto della domenica precedente prevedeva che le regioni potessero emanare ordinanze restrittive per prevenire il Covid. Quindi io sono convinto che noi abbiamo agito nella piena legalità. Il TAR ha detto che abbiamo fatto troppo presto, ma gli facevamo notare al TAR che dal giorno dell'ordinanza al giorno dopo già erano arrivati i primi positivi e il giorno del giudizio del TAR ne avevamo già 6, mi sembra, di positivi nella regione. E quindi l'azione di prevenzione era più che motivata anche in termini materiali. Il TAR ha dato ragione al governo, noi l'ordinanza l'abbiamo fatta una nuova, quindi rimotivandola, di fatto abbiamo continuato a tenere le scuole chiuse e credo che abbiamo fatto benissimo. Il governo su questo non ha mai detto una parola, chiamiamola anche di ripensamento, loro lo potevano fare anche col senno di poi, potevano dire, ma col senno di poi probabilmente la Regione Marche aveva ragione. È un passaggio che non ha mai voluto fare, io spero che un giorno uno di quei ministri che è stato protagonista del ricorso nei confronti della Regione Marche, con grande umiltà e grande serenità, possa dire nei confronti della Regione Marche abbiamo sbagliato, era giusto l'atteggiamento del Presidente, perché si era accorto forse meglio di noi di quanto stava per accadere. Ecco, non si può tornare indietro, Presidente, ma immaginando di poterlo fare, c'è qualcosa che avrebbe fatto diversamente in questa emergenza Covid? Io sono fondamentalmente molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Sono consapevole del livello di emergenza che ci si è parata di fronte. Siamo sempre riusciti a stare un paio di giorni più avanti di quello che serviva, quindi i nostri cittadini marchigiani hanno sempre avuto risposte in tempo reale. Abbiamo fatto tutte scelte di grande determinazione con uno staff sanitario che si è mosso veramente bene. Io sono molto molto soddisfatto di tutto il percorso che abbiamo avuto, delle scelte fatte, degli indirizzi dati. Capisco che ci sono cose che si possono fare meglio, ma faccio un esempio. Sul reagente per i tamponi, quando Roche ci disse ne abbiamo tanto, forse dovevamo dire daccelo subito. Ci siamo un po' fidati e per un po' siamo rimasti con poco reagente. Però chiamiamoli veramente dettagli dentro una gestione di un percorso fatto in maniera, secondo me, molto buona in rapporto alle difficoltà. Adesso più che altro vorremmo continuare così, questa è la tensione più importante. Il Covid apre, mentre si chiude, chiamiamo la parte sanitaria, in una prima fase si apre tutta la parte economica, speriamo di riuscire a fare bene come abbiamo fatto nella prima fase, cioè essere tempestivi con le nostre risorse per dare una mano all'economia che vuole ripartire. In più, l'esperienza di Civitanova, l'ospedale Covid per acuti con
potenzialmente 82 posti di terapia intensiva realizzati in 20 giorni. Oggi ci servirà per chiudere prima il percorso, ma è una grande assicurazione per la Regione Marche qualora nel proseguo dell'anno dovesse verificarsi, come capita nelle pandemie, una seconda ondata sotto questo profilo. Quindi ci sentiamo anche nelle scelte fatte di aver messo in cantiere oggetti che più avanti ci potrebbero risultare estremamente utili, sperando sempre che non servano, ma dovessero servire, saremo ancora meglio attrezzati di come abbiamo affrontato il primo passaggio. Senta Presidente, un'ultima domanda. Emergenza Covid e elezioni. In Regione dovevano esserci tra non molto, mi pare, le elezioni regionali, anche le amministrative in diversi Il comuni. Ecco, 30, il 30 maggio più o meno. questo punto è certo che slitteranno, ma a quando? Ma stando alle determinazioni del governo, quello che ho sentito, le indicazioni del Parlamento, credo che finiranno in autunno, perché la famosa finestra di luglio, che era chiesta con forza dalla conferenza delle regioni, ma non per un'ansia di andare subito al voto, quanto per approfittare di un momento in cui il virus ci può dare una tregua. Se, come dicevo prima, la nostra regione è capace che da qui ai 10 giorni arriviamo al famoso R0, e con l'incertezza, non potendo utilizzare questa finestra, che nella finestra d'autunno, come dicevo prima, il virus si possa ripresentare con un ulteriore slittamento. È un'eventualità che non si può escludere. A me sembrava più sano avere due finestre. Comunque oggi, e sono convinto che rimarrà così, le elezioni sono spostate all'autunno, quindi al mese di ottobre. Senta, c'è stato un po' balletto delle candidature, diciamo anche per quel che riguarda la candidatura alla presidenza. Io avevo così intuito, capito che lei forse non solo ricandidava, ci può ripensare dopo questa emergenza anche il modo brillante comunque in cui l'ha affrontata? No, io sto continuando a mantenere fede al percorso che abbiamo fatto. Per me è stato un aiuto in questa fase non essere troppo coinvolto sotto il profilo elettorale, mi ha permesso di agire anche con più libertà, almeno da pregiudizi. Questo credo abbia aiutato a far bene, insomma, nei risultati un po' c'è anche questo. Quindi mantengo la mia linea, mantengo fede all'impegno che ho preso per quanto riguarda il centro-sinistra. Siccome erano molte le contrarietà rispetto a una ricandidatura, potevo benissimo imporre la mia candidatura, ho preferito fare un passo indietro e sperando appunto che questo passaggio ci porti all'unità. Poi in mezzo abbiamo avuto il coronavirus, di fatto centrosinistra ancora si deve ricompattare, io spero che lo faccia presto, quindi il mio auspicio è che le scelte fatte, anche diciamo personalmente, insomma, la scelta di rinunciare a quello che poteva essere una candidatura per un secondo mandato, almeno aiuti il centro-sinistra, che ha una tradizione molto forte nel riuscire a spaccarsi, questa è la storia del centro-sinistra nel nostro paese, trovi appieno le motivazioni, di fronte a una regione, a un'Italia piena di problemi, con un problema nuovo in più di grandissima, grande incombenza, che è l'incertezza economica, trovi la forza, la responsabilità di stare molto unito per i prossimi passaggi. Beh, comunque fino ad autunno sarà lei il presidente, sicuramente di lavoro ne avrà ancora tanto da fare, quindi le auguro buon lavoro, buona serata, grazie per essere stato nostro ospite a Close Up. Grazie a voi, grazie a voi.